Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Progetto. Io sono Alberto e oggi vi presento la guida definitiva ai GPIO di Raspberry. GPIO, ossia General Purpose Input Output, che sono quei pin fisici che vedete sul Raspberry che ci permettono di interagire col mondo esterno tramite segnali elettrici. I pin di Raspberry lavorano 3,3 volte, possono essere utilizzati appunto come input oppure come output. Ma alcuni di questi hanno funzionalità aggiuntive, come potete vedere in una di queste mappe. Io utilizzo Raspberry Pi 3, ma voi controllate che siano uguali anche nelle versioni successive oppure precedenti, in base al vostro utilizzo. Oltre appunto a pin specifici per dare alimentazioni oppure collegare a massa, ci sono pin specifici per ad esempio l'invio di segnali PWM, ossia dei segnali in cui possiamo stabilire la durata in cui un segnale rimane alto e la durata in cui un segnale rimane basso. Questo ci permette ad esempio di impostare le velocità di motori oppure la luminosità di LED. Oltre ai segnali PWM e di generico input-output, potremmo voler utilizzare per comunicare con dei sensori degli specifici protocolli di comunicazione che ci permetteranno di avere una comunicazione più articolata, appunto con delle leggi e delle regole da rispettare per l'invio di segnali più complessi. I protocolli più utilizzati e che vedremo in questo video sono SPI, I4C e UART. Per poter utilizzare i GPIO ci serviranno installare di base una libreria in Python, non l'ho detto prima, ma utilizzeremo Python in questo tutorial per programmare i GPIO. Per poterlo fare, sudo apt-get install python 3-rpi.gpio. Se vi dovesse dare degli errori, ovviamente fate sudo apt-get update e upgrade. Per quanto riguarda un GPIO semplice, basterà importare la libreria import rpi. GPIO as GPIO per comodità, per non dover scriverlo ogni volta, e poi dopo dovremo settare con quale modalità vogliamo specificare i pin della board. Ci sono due modalità, per farlo dobbiamo usare .setMode e poi GPIO.bcm per utilizzare la numerazione dei GPIO logica, diciamo, quindi GPIO 17, GPIO 18, oppure se preferite una numerazione fisica, quindi contare letteralmente i pin, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 sulla board, potete utilizzare board. Io utilizzo BCM perché lavoro meglio con la modalità appunto dei GPIO logica. Poi, ad esempio, se volessimo impostare un pin come output, dobbiamo farlo con GPIO.setup e poi specifichiamo il numero del pin. In questo caso appunto con board possiamo utilizzare il 17 come GPIO.out e effettivamente poi per inviare un segnale di output su quel pin dobbiamo utilizzare .output, in cui specifichiamo sempre il numero del pin 17 e poi dopo GPIO.high oppure low. In questo caso ad esempio settiamolo high. Ovviamente una cosa che vi consiglio ad esempio è specificare pin out uguale 17, così siete più comodi se un domani lo volete andare a cambiare, ve lo inserite come costante e avete già finito, ok? Però questa è una cosa in più. Se invece lo volessimo utilizzare come pin input, potremmo utilizzare il GPIO 17. E come si farebbe in questo caso? Beh, GPIO.setup, utilizziamo pin input e GPIO.in. Se riceviamo un segnale possiamo fare una print ricevuto
segnale. La prima cosa che volete fare per utilizzare uno di questi protocolli di comunicazione su Raspberry è abilitarli, perché di default su Raspbian sono disabilitati. Per fare questo dobbiamo fare sudo raspi config, entrare nel menu di configurazione e nel sottomenu interface options andare ad abilitare i vari protocolli che ci servono. Io vi consiglio di abilitare solo quelli che vi servono, non tutti, quindi SPI enable, I4C enable e serial port enable. Alla fine, dopo aver abilitato uno o più di questi protocolli, dovrete fare un reboot del sistema. Potete farlo con sudo reboot. SPI, o Serial Peripheral Interface, è un protocollo di comunicazione seriale sincrono. Molto veloce, la comunicazione avviene tra un microcontrollore, quindi praticamente il nostro Raspberry, un master, e uno o più dispositivi slave. Punto. Essendo sincrono, il segnale di clock generato dal master va a sincronizzare tutti i dispositivi e la comunicazione è di tipo full duplex, ossia i dati possono essere trasmessi e ricevuti contemporaneamente. Inoltre è possibile collegare più slave su un unico bus SPI, ma i pin sono differenti. Ci servirà un pin di chip select per andare a selezionare il dispositivo con cui vogliamo andare a comunicare, un pin per inviare il segnale di clock condiviso e poi due pin, uno per l'output dello slave e uno per l'input. Per SPI vi basterà installare Python 3-spdev. Facciamo un piccolo esempio con SPI, import spdev. Ad esempio creiamo una variabile SPI che prende spdev punto spdev e poi dopo dobbiamo aprire la connessione. Per poterlo fare spi.open, quindi prima la inizializziamo poi dopo l'apriamo, con prima dobbiamo dare il bus, quindi ad esempio 0, e poi il device, il dispositivo, ad esempio 00. E poi dopo possiamo ad esempio settare la massima velocità di comunicazione con SPI max speed hertz. Quindi possiamo andare ad esempio 50.000. Per comunicare con un dispositivo possiamo inviare o ricevere dati. Per poterli inviare e aspettarci una risposta possiamo fare resp, quindi una variabile, e utilizzare la funzione spi.xfer2, in cui ad esempio possiamo dare dei dati e poi dopo possiamo fare una print di resp. Alla fine dobbiamo ricordarci di chiudere la connessione con spi.close. Per quanto riguarda invece I4C, vi servirà la libreria Python 3 smbus e vi consiglio anche I4C tools, che vi permette di utilizzare appunto dei tool come I4C detect per trovare i dispositivi collegati. I4C, o Inter Integrated Circuit, è un protocollo sincrono che permette anche lui la comunicazione tra più dispositivi, però utilizzando solamente due fili. Uno per il clock, ossia SCL, dove appunto viene trasmesso il segnale di clock che sincronizza la trasmissione dei dati, e SDA, che è la Serial Data Line, che è utilizzato per trasmettere i dati. Questo tipo di comunicazione è half duplex, ossia i dati possono essere inviati in entrambe le direzioni, quindi sia il master può inviare dati sia riceverli, sia il sensore può sia inviarli sia riceverli. Ma tutto questo non simultaneamente, perché appunto abbiamo un solo bus di comunicazione. Come funziona? Il master inizia la comunicazione generando il segnale di clock e inviando ad esempio una start condition, quindi va a dire ai vari dispositivi si inizia la comunicazione. Sempre il master invierà un indirizzo unico
per identificare il dispositivo slave con cui vuole comunicare. Dopo di questo il master può inviare o ricevere dati. Tipicamente invierà un dato al sensore per settargli la modalità con cui vuole comunicare, cosa vuole ricevere, eccetera. Infine il dispositivo slave invierà di aver ricevuto i dati e inizierà la comunicazione. E la comunicazione terminerà con una stop condition. La cosa comoda è che supporta tantissimi dispositivi sullo stesso bus. Per quanto riguarda invece il quadro C, se utilizzato per molto tempo SMBus, quindi se andate a recuperarvi vecchie librerie, vecchi pezzi di codice che appunto sono un po' datate, potrebbero utilizzare ancora import SMBus. Creiamo il bus SMBus1 e poi dopo possiamo scrivere dati o leggerli appunto su questo bus. Per poterli scrivere dobbiamo fare write byte data e poi dopo inviare i nostri byte che vogliamo inviare. Per prima cosa dobbiamo inserire l'indirizzo del dispositivo, poi dopo il registro 0x01 e infine il dato che vogliamo inviare, quindi ad esempio il byte 0x80. Mentre per leggere dobbiamo creare una variabile per leggere il dato, molto fantasioso, byte data. Specifichiamo sempre l'indirizzo del dispositivo che vogliamo andare a leggere e infine il registro. E poi dopo possiamo fare sempre la solita print di data. Ecco, questo era SMBus, che è la prima versione di questa libreria, questo pacchetto, e appunto potreste trovarlo in molti codici anche vecchi o anche nuovi, in gente che non sa che adesso è uscito SMBus 3, migliora il precedente SMBus 2. Per poter utilizzare from SMBus 3 dovrete fare import SMBus, che al posto di SMBus, e allo stesso modo possiamo anche scriverla e poi dopo il vostro dato. Quindi vedete che è comunque rimasto uguale, invece l'implementazione del pacchetto della libreria è stata migliorata. E per WART Python 3-Serial. È un protocollo di comunicazione asincrono, quindi non viene utilizzato un clock. È una comunicazione full duplex perché si utilizzano due pin, il pin di transmit e il pin di receive, TX e RX. E mi raccomando, quando dovrete collegare un sensore, vi dovete ricordare che la transmit del sensore viene attaccata al receive del Raspberry e il receive del sensore viene collegato al transmit del Raspberry. Import serial. All'inizio dovremo configurare la porta seriale. Possiamo specificare serial.serial di che cosa? Della porta, quindi siamo su Raspberry, quindi dev its0. Poi il prossimo dato che ci darà, vedete, ce lo dice anche qua, è il baud rate. Impostiamo un baud rate di 9600, semplicissimo, e infine il timeout. Ovviamente avete altre impostazioni che potete settare, ve lo dice anche qui. Potete, oltre il timeout, gli stop bits, e il parity sign, la dimensione dei byte e molte altre impostazioni. A noi ci basta definire una cosa del genere. Timeout di 1, baud rate di 9600 e la porta. Poi, una volta che abbiamo appunto aperto la comunicazione, possiamo fare una write per inviare dei dati, ad esempio hello, e poi ovviamente il
backslash n. Invece per leggere i dati da seriali dobbiamo sempre creare una variabile data e fare serial punto, ad esempio, read line, così il andare a capo ci determina un nuovo dato. Possiamo già fare un punto decode e il l'encoding utilizzato. Ad esempio possiamo assumere, in realtà questa cosa la sappiamo, quale tipo di encoding stiamo utilizzando. Ad esempio diciamo che utilizziamo lo standard UTF-8. E infine possiamo fare print di che cosa? F ricevuto due punti data. Molto semplice. E come SPI anche qui bisogna chiudere la comunicazione esplicitamente con ser.close. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Se doveste avere dei problemi o dei dubbi o altre domande riguardanti i GPIO di Raspberry, fatemele sapere qui sotto nei commenti. Se non l'aveste già fatto, inoltre vi invito a mettere mi piace al video e iscrivervi al nostro canale, e inoltre di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook, per rimanere sempre aggiornati. E noi invece, come sempre, ci vediamo al prossimo video!